Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Offerta del sangue di Gesù per i moribondi. Eterno Padre, ti offro i meriti del sangue preziosissimo di Gesù, tuo diletto Figlio e mio Redentore divino, per tutti quelli che oggi moriranno. Preservali dalle pene dell'inferno e conducili con te in paradiso. Così sia. Offerta quotidiana del sangue di Gesù. Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che mi sta tanto a cuore. Offerta del sangue di Gesù per i defunti. Eterno Padre, ti offro il sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, versato durante la dolorosa agonia nell'orto degli ulivi, per ottenere la liberazione delle anime benedette del purgatorio, specialmente per l'anima di l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Eterno Padre, ti offro il sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, versato durante la crudele flagellazione e coronazione di spine, per ottenere la liberazione delle anime benedette del purgatorio, specialmente per l'anima di l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Eterno Padre, ti offro il sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, versato lungo la via del Calvario, per ottenere la liberazione delle anime benedette del purgatorio, specialmente per l'anima di l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Eterno Padre, ti offro il sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, versato nella crocifissione e nelle tre ore di agonia sulla croce, per ottenere la liberazione delle anime benedette del purgatorio, specialmente per l'anima di l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Eterno Padre, ti offro il sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, uscito dalla ferita del suo cuore santissimo, per ottenere la liberazione delle anime benedette del purgatorio, specialmente per l'anima di l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
Amen. Preghiera dell'unità della fiamma d'amore per accecare Satana. I nostri passi devono procedere insieme. Le nostre mani devono raccogliere insieme. I nostri cuori devono palpitare all'unisono. Le nostre anime devono avere i medesimi sentimenti. I pensieri del nostro spirito devono formare unità. Le nostre orecchie devono ascoltare insieme il silenzio. I nostri occhi devono guardarsi e fondersi in uno sguardo solo. Le nostre labbra devono pregare unite per invocare insieme la misericordia del Padre. Novena contro le maledizioni degli antenati. Padre eterno, unico Dio immortale, Dio che sei amore, misericordioso e buono, guarda il tuo Figlio unigenito Gesù Cristo e abbi pietà di noi. Ti offro i dolori della sua flagellazione alla colonna, le sue ferite e il suo sangue per tutto il tuo popolo che vive sotto il peso della maledizione, frutto dei peccati dei suoi antenati e della loro disobbedienza, per aver infranto l'alleanza con te. Possa tu liberarci per i meriti della flagellazione del tuo Figlio. Guariscici per i meriti delle sue ferite e salvaci con il suo prezioso sangue. Amen. Sangue preziosissimo di Gesù Cristo, liberaci dalle maledizioni. Sante piaghe di Gesù Cristo, guariteci dalle nostre ferite. Con la tua flagellazione sigillaci. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.